anno, cioè meglio nell'ultimo anno, ci sono state 268 violenze sessuali compiute da minori stranieri nel nostro paese. Ogni 5 giorni 4 vedono una violenza sessuale compiuta da un minore straniero, il quinto no. Si rimedierà presto a questo quinto che non c'è, perché con l'afflusso che ci sarà aumenteranno questi reati. Non è questione di fare differenza, è che se quelli che già ci sono hanno questo indice di criminalità, è ovvio che gli altri avranno lo stesso indice. Dove stia la possibilità anche lontana, teorica, che così non sia, è incredibile. Ogni giorno questi giovani compiono 10 reati contro il patrimonio accertati, poi ci sono tutti quelli non accertati, e ogni giorno compiono 5 reati proprio nei centri di accoglienza. Come è possibile, di fronte a queste cifre, far finta che questi siano tutte persone assolutamente prive di qualunque pericolosità? Tutto questo, e con tutto questo come si risponde? Con una legge dove si accoglie chiunque, non ci sono limiti, non c'è nessuna persona che abbia la responsabilità di rilevare e di sollecitare una perizia nel caso che ci siano sospetti fondati che abbia più di 18 anni. Il sottosegretario ci ha detto: ah, ma se sono terroristi verranno trattati da terroristi, ma ce l'ha detto rispondendo a un passaggio in cui c'è scritto che queste persone non possiamo neppure provare ad accertare la loro identità, e dunque magari se sono terroristi, parlando con le autorità diplomatico-consolari del loro paese, perché basta che loro dicano che non gradiscono, e non lo si fa. Allora, signori della maggioranza e signori del Movimento 5 Stelle che votate compatti queste cose, i cittadini italiani patiranno le conseguenze, le stanno già patendo, patiranno le conseguenze di questo sciagurato voto. Noi ci proponiamo di porre rimedio non appena sarà possibile, cambiando queste leggi folli e difendendo gli italiani e gli stranieri che hanno bisogno, non gli stranieri che vengono nel nostro paese per approfittarne, e senza risolvere alcuno, anzi aggravando, i problemi dell'Africa dal quale in gran parte provengono. Bravo.